Quindi streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video, che oggi è un video unboxing di questa Yume Twins che mi è arrivata qualche giorno fa. Questa dovrebbe essere la versione rinnovata. Se seguite i miei unboxing sapete, ve l'ho detto, che loro a un certo punto hanno cambiato un po' le carte in tavola, hanno detto che avrebbero offerto una box kawaii migliore con delle cose più interessanti e quindi sono curiosa di vedere se è davvero così, anche perché lo sapete, io ho la sottoscrizione a questa box e quindi voglio sempre vedere se va meglio oppure no, perché a un certo punto ovviamente dovrò cancellare questa sottoscrizione. Ma apriamo la box! Oh, anche l'interno è cambiato, non è più fatto con le illustrazioni che c'erano prima, non ha più i colori che c'erano prima, ma ci sono delle illustrazioncine con dei fiocchi e degli unicorni. Vabbè. Allora, io come sempre quando ho della roba in mano sapete che finisco per guardare nello schermo invece che nell'obiettivo. Vabbè, cominciamo a vedere quello che c'è dentro. C'è ovviamente il librettino con tutte le spiegazioni. Lo mettiamo da parte. E poi ci sono delle cose che mi incuriosiscono, quindi tiriamole fuori e vediamole insieme. Allora, questa volta per questa Yume Twins abbiamo un peluche di Sailor Moon, che è originale perché ha anche la targhetta proprio e l'adesivino di garanzia della Toei. Quindi peluche di Sailor Moon, primo oggetto di questa rinnovata Yume Twins Box. Oh, ma che carino, che cos'è questo? Questo oggetto con Rilakkuma che sembra la rappresentazione di una torta, insomma, ci sono dei simboli che secondo me fanno riferimento tipo all'anno nuovo, sembra la rappresentazione di una torta con Rilakkuma appunto, che ha un mandarino in mano. Qui sotto si apre e quindi a questo punto direi che è venuto il momento di prendere il nostro libretto e di andare a controllare che cosa c'è scritto. Oh, anche qui c'è scritto, siccome questa è quella di gennaio, buon anno e benvenuti nella nuova e migliorata Yume Twins. E all'interno allora c'è questo. Questo è l'oggetto misterioso. E sul libretto c'è scritto che questo è un Rilakkuma New Year Mochi. E quindi sì, è un mochi, quindi è un dolcetto. Allora c'è scritto, traduco velocemente, che questo cosetto dovrebbe essere tradizionalmente rotto, dice, durante la seconda settimana di gennaio, e viene anche offerto sugli altari come offerte per il nuovo anno, bla bla bla. E qui dentro dovrebbero esserci due mochi che vanno tostati in forno per 2-3 minuti, bla bla bla, oppure su una padella, la la la, quando diventano un po' marroncini si aggiunge la salsa di soia oppure si mangiano così. Insomma, all'interno di questo coso ci sono dei mochi che possono essere mangiati. Questo è molto interessante. Poi vedo una cosetta molto carina, che è questa. È un dispenser di Rilakkuma che può essere utilizzato, non so, lo potrei utilizzare nel bagno o forse in cucina mettendoci dentro il sapone. Però è così bellino. Sapete, chissà se funzionerebbe mettendoci dentro il miele e utilizzandolo come dispenser di miele per la colazione. Secondo me è un'idea un po' perversa. Forse è meglio utilizzarlo per il sapone. Però devo dire che questo dispenser di Rilakkuma mi piace molto. Per adesso sta andando bene. Poi all'interno della box troviamo un paio di calzini. Non è la prima volta che in questa Yume Twins box compaiono dei calzini un po' pelosetti. Questi sono ovviamente sempre prodotti licensed di Sanrio, quindi sono dei prodotti originali. Sono abbastanza carini e dovrebbero tenere al caldo i nostri piedini nel freddo periodo di gennaio. E poi c'è questa borsetta degli Tsum Tsum, questa pochette molto bellina, molto carina. Sopra ci sono tutti quanti i personaggini degli Tsum Tsum, insomma, della Disney.
ci sono persone che sono molto appassionate di questa cosa, di questa linea di giocattoli, chiamiamoli così. Io ne ho qualcuno, però non sono una fanatica proprio. E la notizia stravagante è che la box di gennaio finisce qui, quindi all'interno ci sono semplicemente 5 prodotti. C'è questa borsetta, questi calzini Sanrio, questo dispenser molto carino che probabilmente all'interno della box la cosa che apprezzo di più di Rilakkuma, questo mochi di Rilakkuma che però, dove sei? Ricade, questa parrucca mi sta uccidendo, vabbè. Ricade nel campo dei prodotti alimentari, quindi non so, non è esattamente un accessorio kawaii come di solito si trovano in questa box, è più che altro cibo. E poi il peluche di Sailor Moon. Il peluche di Sailor Moon è un poco come i calzini, nel senso che, se non mi ricordo male, nella primissima Yume Twins box che era uscita c'era già stato messo dentro un peluche di Sailor Moon. Ok, sono 5 prodotti estremamente kawaii, sono 5 prodotti molto carini, sicuramente prodotti originali, quindi che hanno un valore superiore ai prodotti falsi che a volte vengono messi in tante box, però non lo so. Sto lentamente maturando l'idea che non sono mai sicura di questa box. Mi dico sempre aspettiamone un'altra, vediamo come va. Però non lo so, non lo so. Voi che cosa pensate? Secondo voi questa box vale i soldi che costa? Secondo voi le cose che ci sono dentro valgono il prezzo che vengono pagate? Sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Io invece mi fermo qui e rimango con un dubbio, anche se all'interno c'erano dei prodotti molto carini. Ma sono pensierosa. Vabbè, streghetti e streghette, grazie mille per essere stati con me. Io come al solito vi aspetto anche su Instagram, su Facebook. Iscrivetevi se non siete iscritti. Attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Lasciate un commento, mettete un mi piace se vi va o un non mi piace tranquillamente. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, grazie mille per essere stati con me.